Vediamo adesso, dopo aver studiato un concetto importante, fondamentale, come la legge fondamentale della calorimetria, vi ricordate? Anzi, la riapriamo, scusate, almeno ritorniamo da lì. Dov'è? Seconda B. Proprio perché le cose sono veramente molto strettamente legate. Ecco qua, mi ricordate la formula che abbiamo visto la scorsa volta? Scusate. Il calore assorbito ceduto Q grande è dato dal prodotto della massa per il calore specifico per la differenza di temperatura, o espressa in gradi Celsius o gradi Kelvin, è lo stesso. MC delta T. E già nello spiegare sta cosa abbiamo in qualche maniera giustamente accennato al fatto che ci sia uno scambio di calore, no? Più volte l'abbiamo detto. Il corpo a temperatura maggiore cede calore, il corpo a temperatura minore invece assorbe calore. Tant'è che questa formula, sia chiaro, vale per entrambi, cioè la quantità di calore che è assorbita e ceduta è quella Q. Se mi metto dal punto di vista del corpo, sembra che cede calore, allora è la massa del suo corpo, il calore specifico quindi di quel corpo lì, e il delta T chiaramente dalla temperatura iniziale a quella finale, ma a quella proprio arriveremo adesso. Se invece il punto di vista è il corpo che sta assorbendo calore, è la massa del corpo che, quindi quella M, del corpo che sta assorbendo, C, quindi il calore specifico dovuto al materiale, quindi con cui è fatto questo secondo corpo, e il delta T sembra la variazione di temperatura, solo che vi ricordate, puntualizzammo che, vabbè, non l'ho scritto, che quella delta T chiaramente da un punto di vista è presa in positivo, dall'altro punto di vista è negativo, no? Proprio a dire che, come dire, la prima cede calore e c'è una variazione di più 30 gradi, l'altra assorbe calore, ha una variazione di meno 30 gradi, quindi o viceversa, insomma, non è importante quello. Beh, una domanda lecita è: ma questo fenomeno fino a... Scusate, potete chiudere bene la porta, per favore? Questo fenomeno fino a quando dura? Che uno potrebbe dire, vabbè, si innesca questo cambiamento di questo scambio di calore, uno lo assorbe, uno lo cede. Ma questo processo avrà un suo termine, una sua fine? Va bene? Certo che ce l'ha. Quando si raggiunge quella che vedete qui nel titolo del paragrafo, a pagina 197, la temperatura di equilibrio, che ovviamente, ma vedremo tra un attimo, dipende proprio da quali sono le masse dei due corpi, quello che assorbe e quello che cede, quali sono i loro calori specifici e chiaramente anche da qual è la temperatura iniziale, ovviamente. Va bene? Quindi questo processo non è un processo infinito, cioè per capirci, se lo scambio avviene tra questo laboratorio e l'ambiente esterno, c'è la finestra aperta. Qui adesso è più caldo, quindi staranno 22 gradi, fuori ce ne saranno 18. Lo scambio di calore avviene, quindi, e può durare anche ore, giorni, non è che sto dicendo, però è un processo destinato a terminare. Che significa? Prima o poi, beh, siccome la temperatura esterna è sicuramente quello che c'è, la massa di aria, non dico infinita, ma enormemente più grande di quella che sta, della massa di aria che sta qua dentro. Cosa avverrà prima o poi? Ci mettesse pure qualche giorno, che la temperatura esterna diventerà quella che è la temperatura interna. Cioè, il fatto che qui sia chiuso tra delle mura, ma c'è una comunicazione con l'ambiente esterno, cioè prima o poi, per capirci, è come se l'aria esterna riesce a raffreddare, diciamo così, la temperatura è quindi interna di questa stanza, che significherebbe che prima o poi arrivano a quella temperatura di equilibrio, ok? Cioè,
qui ci saranno 16 gradi come ci saranno fuori. Va bene? Ripeto, sono quello appena descritto nell'esempio è un processo molto lento, non voglio dire che è immediato. Ce ne stanno altri che sono velocissimi. Me ne viene in mente uno in cui lo scambio di calore proprio dura pochi istanti. Come con l'esperimento della sfera, cioè che è caduta l'acqua si è No, subito. ma riflettete ragazzi sull'acqua. Se io prendo da una parte acqua ghiacciata a un Questo grado. è il ferro di cavallo quando lo mettiamo nell'acqua Eh sì, bella. però c'è uno scambio di calore veloce, però vedete, quando mescolo acqua con acqua è uno dei processi più veloci perché, scusate, nel rubinetto di casa nostra, quando con il regolatore ci dobbiamo fare la doccia o lavare le mani e regoliamo una temperatura per noi ritenuta adeguata, scusate, lì non si stanno mescolando istantaneamente, perché da un rubinetto esce fredda, da uno calda, però dal rubinetto da dove poi esce da noi esce tiepida. E regoliamo noi se la vogliamo più calda, più fredda e via discorrendo. Quindi l'acqua è una delle sostanze dove il raggiungimento della temperatura di equilibrio è proprio quasi istantanea. Va bene? Quindi se anche in un contenitore, dicevo, mettiamo acqua quasi ghiacciata e acqua quasi a temperatura di ebollizione, pure 98 gradi, li metto in un contenitore, dopo un secondo metto il dito, là starà a 40-50 gradi. Va bene? Quindi segno che quella temperatura di equilibrio si è raggiunta proprio velocemente, ok? Mentre altri corpi, immaginate che metto in contatto due barre metalliche, una che è stata messa per vari minuti con la fiamma viva, quindi arrivata a qualche centinaio di gradi, e un'altra a temperatura ambiente. Se li metto in contatto termico, è chiaro che avviene quello scambio di calore, ma è così veloce come nel caso dell'acqua, assolutamente no. Ci vorranno minuti, se non qualche ora, per arrivare a una temperatura di equilibrio. Va bene che sia la stessa, ovviamente. Ok? Quindi lo scambio è molto più lento. Però a noi non interessa, sinceramente, il discorso di come rapidamente si arrivi. Cioè, nell'acqua, ho voluto fare l'esempio perché veramente è molto immediato come esempio, però a noi interessa che si raggiunga quella temperatura di equilibrio, ok? Indipendentemente da quanto tempo poi ci vorrà. Va bene, qui nello schema, vedete, troviamo una schematizzazione molto semplice e banale. Abbiamo due corpi, vedete, il primo, questo a sinistra, di massa M1 e temperatura iniziale T1. Cioè la sua temperatura, quindi lui sta a quella temperatura. Il corpo M2, beh, l'ho disegnato un po' più piccolo, giusto per far vedere che potrebbe anche essere di massa diverso, quindi M2 ha una temperatura T2 e notate stanno volutamente messi distanti, ok? Cioè, come a dire, stanno ognuno per i fatti loro. Tenete conto un po' gli esempi, le due bacchette metalliche, una è riscaldata e una no. Quella no, sta a temperatura ambiente, quella invece riscaldata arriverà a una certa temperatura. Oppure i due recipienti d'acqua, uno di acqua quasi ghiacciata e uno di acqua quasi bollente. Quindi per darvi un'idea. Quando vengono messi in contatto termico, qui nell'esempio vedete T2 era maggiore di T1, perché era importante dirlo, perché se no queste frecce non le avrei potute disegnare, no? Se fosse stato T1 maggiore di T2, come avrei dovuto disegnare queste frecce? Nell'altro verso, non vi pare? Chiaramente queste freccettine rosse che ho messo è per indicare le linee del calore, come se, insomma, cioè non ho voluto mettere linee dirette, era lo stesso, è solo una rappresentazione grafica. Però mi sembrava che rendesse bene sto calore che va da un corpo all'altro. Quindi, siccome questo, diciamo, sulla nostra destra è il corpo a temperatura maggiore, è lui che sta cedendo calore. Dopo un certo intervallo di tempo. Adesso la sta scritta temperatura T1 e sotto deve sta scritta temperatura E mo' arriviamo a dire. Allora, noi partiamo, vedete i due schemi, ragazzi? Partiamo da T1 e T2, le temperature dei due corpi. Quando li mettiamo in contatto termico,
mescoliamo l'acqua o le due barrette di metallo, proprio le mettiamo in contatto, va bene, quello è il contatto termico. Ragazzi, finché la finestra sta chiusa, immaginate finestre tutte, doppi vetri, così, non posso dire sì, c'è pure in realtà un contatto termico, però è molto limitato. Non è come quando apro la finestra, in questo momento la nostra finestra permette ad aria calda di uscire e aria fredda ovviamente di rientrare, va bene? Quindi c'è un contatto termico molto ben visibile. Quando vengono messi in contatto termico, che può essere in un qualunque modo, già ve ne ho descritti due o tre proprio qualche istante fa, dopo un po' di tempo, ripeto, il tempo quanto può essere? Non lo sappiamo. Per l'acqua può essere 2 secondi. Li mescolo, metto il dito, è già arrivato a 50, cioè se avessi un termometro, quello digitale, dopo pochi secondi mi segna già la temperatura di equilibrio, ok? Per altri è più lento, come per i metalli o altri corpi, o per l'aria che si scambia. Quel TE sta per temperatura di equilibrio, ecco perché ho usato la E, equilibrio. E notate, interpretiamo bene quel disegno, finché c'è scambio di calore significa che in realtà le temperature, cioè non abbiamo ancora raggiunto quella di equilibrio, no? Questo qui, la massa M1 si riscalda, la massa M2 cede calore. Quando arriviamo invece alla temperatura di equilibrio, questa è la domanda che voglio fare, che succede? Quelle freccette rosse le potrei disegnare ancora? No. Quando siamo arrivati alla temperatura di equilibrio, oramai lo scambio di calore, vedete la formula, che mo ritorniamo sempre alle cose, Q, il calore assorbito, è MC per delta T. Adesso il delta T, va bene, quando siamo arrivati alla temperatura di equilibrio, cioè il primo corpo c'ha TE, il secondo corpo c'ha TE, qual è il delta T in questo caso? È 0. Sono arrivati tutti e due alla stessa temperatura, diciamo 30 gradi, la massa 1 sta a 30, la massa 2 sta a 30 gradi pure di temperatura. Il delta T, no, la variazione di temperatura è diventato 0. I due corpi cessano di scambiarsi calore. Quindi non c'è più chi c'è. Esatto, l'equilibrio proprio in questo senso inteso, ok? Smettono di. Sono arrivati alla stessa temperatura, il calore non può più trasmettersi. Vi ricordate, l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo perché è importante. Il calore si trasmette quando c'è un dislivello di temperature. Quando sono uguali, vi ricordate sempre nell'esempio della finestra, se io ho una giornata di primavera oppure qualche giornata d'autunno di questi tempi, dove fuori c'è esattamente la temperatura di dentro, immaginate un giorno che fuori stanno 20 gradi e dentro pure, se io apro la finestra, sì, può tirare un po' di vento, di aria, ma perché c'è la forza del vento che fa entrare aria, ma non c'è scambio di calore se c'è la stessa identica temperatura. Se stanno avendo 25 fuori 20, basta che c'è pure un millesimo di grado di differenza, inizia lo scambio. Chiaramente se il delta T è piccolo, quello scambio è molto molto lento, va bene? Quindi questo è ciò che avviene, ragazzi, va bene? Quindi al raggiungimento della temperatura di equilibrio il calore cessa di essere ceduto da uno e assorbito dall'altro, quindi è come se il sistema si fermasse. Giusto per darvi un'idea, vi ricordate i vasi comunicanti che abbiamo fatto con i liquidi? Immaginate come se noi avessimo due vasi comunicanti, però chiusi da un rubinetto intermedio, no? In un vaso c'è una certa quantità d'acqua e in un altro ce n'è di meno. Che succede? Che il vaso comunicante dove c'è il liquido, che ce n'è maggiore, per via c'ha una pressione, quindi lui si abbassa di livello e quello si alza. Quando è che smette quel processo? Quando sono arrivati allo stesso livello. Quindi vedete l'analogia. Lì non c'è più il dislivello, qui non c'è più il delta T che è diventato 0. Va bene? Quindi
ripeto, è solo un'analogia, poi è chiaro che fisicamente parlando le cose sono molto diverse, però è un esempio che secondo me calza abbastanza. Quindi questo è quello che avviene, quindi il Q finale, se volete, diventa zero. Vabbè, qua voi vedete nel libro ho fatto un po' di formule, di calcoli, e più che altro ho messo, vedete, noi non faremo i problemi, comunque giusto per vedere come si possa calcolare quella temperatura di equilibrio. Vedete, quella temperatura di equilibrio, capite bene che dipenderà molto da che cosa? Dalle masse dei due corpi, dal, per esempio, dal calore specifico, dalle temperature da cui partivamo. Giusto un caso particolare: quando la massa di un corpo è molto più grande dell'altro, un esempio, proprio questo, l'acqua pure calza benissimo. C'ho un recipiente di acqua bollente, va bene? E metto una goccia di acqua a un grado. Secondo voi che scambio di calore avverrà? Immaginate quel recipiente di acqua bollente, metto una goccia, no? Con i contagocce, faccio cadere una goccia di acqua. A parte, non ci interessa se evapora o meno. E praticamente il sistema rimane, cioè la temperatura di equilibrio. Perché che succede? Che la massa enorme di acqua quasi bollente cede calore a quella goccia d'acqua, ma la temperatura di equilibrio quale sarà? Praticamente quella iniziale della massa maggiore. Cioè, quando le due masse sono una molto più grande dell'altra, è chiaro che quella piccola non riesce a influenzare tanto la prima. O al contrario, ragazzi, immaginate tanta acqua quasi ghiacciata e metto sempre una gocciolina di acqua quasi bollente. Che fa? Quell'acqua ghiacciata da un grado diventa 30 gradi? È ridicolo. Cioè, quella bollente, quella goccia d'acqua, sta cedendo calore, non è che non c'è, cioè, questo processo che ho descritto non è che non avviene, ci mancherebbe. Però la sua massa è talmente ridotta rispetto a quell'acqua che sta nel recipiente, che praticamente la temperatura di equilibrio rimarrà praticamente identica, cioè il nostro termometro se non riuscirà. Se mai si alza di un grado, ma neanche, non è. O già alzare di un grado significa aver fornito abbastanza calore. Una goccia d'acqua su. Immaginate un litro d'acqua, ragazzi, saranno milioni di gocce d'acqua. Su quella goccia, cioè nella proporzione, quel minimo spostamento della temperatura cioè non è neanche questo misurabile, non abbiamo termometri in grado da misurarlo. E se abbiamo acqua bollente, mettiamo una goccia d'acqua fredda, ghiacciata, e boh, l'ho detto, è la stessa cosa, non succede nulla, rimane bollente. È la stessa cosa, certo. Allora, dovunque, ogni volta che metti delle masse, questo era il caso, vedete, avevo questa doppia freccia che ho indicato, che non l'ho inventato io sto termine, è un modo per dire molto più grande, molto maggiore, anche se non è, diciamo, in italiano non è proprio molto maggiore, non è molto più grande. E significa che una grandezza è molto più grande di un'altra. Ripeto, un grammo, un chilogrammo, cioè c'è un fattore mille di differenza, no? Quando le masse sono così molto differenti, la temperatura di equilibrio, vedete, sarà praticamente, questo qui significa all'incirca, la temperatura di quello della massa maggiore, quindi nel nostro caso T2. Capito che cosa avviene? Invece, quando le grandezze sono commensurabili, io ho un chilogrammo e mezzo chilo di materiale, beh, non posso dire che c'è sta grossa, è chiaro che quello di un chilo, come dire, influenzerà maggiormente, sicuramente. Però l'altro neanche sta lì a guardare, va bene? Allora la temperatura di equilibrio va calcolata con questa formula. Quando invece c'è questa, come dire, questa enorme differenza tra le masse, come abbiamo detto, posso senza ombra di dubbio dire che la temperatura di equilibrio sarà la stessa della massa più grande. Quindi, se era acqua più fredda, quasi ghiacciata, la temperatura di equilibrio sarà praticamente la T1, inteso che T1 era la più piccola. Se nel caso di acqua quasi bollente, sarà la T2 dell'acqua, quindi a temperatura
più alta. Va bene? Quindi questo è un po' ciò che volevo dirvi sulla temperatura di equilibrio. Vabbè, qua poi ci sono altri ragionamenti. Va bene.